Buonasera a tutti. Allora, questa sera parliamo di arco nudo. Parliamo di arco nudo e mettiamo in pratica, quindi tirerò con l'arco, mettiamo in pratica quello che è sia l'organizzazione del tiro, sia il tiro stesso, no? La tecnica. Allora, prima di parlare di tecnica, non dobbiamo per forza fare uno sforzo e mettere insieme i fondamentali che sono legati a questa tecnica, no? Descriviamo un attimo, chi è già istruttore sicuramente le conosce alla perfezione, chi non è istruttore perlomeno si fa un'idea di quali sono i fondamentali. Allora, intanto, come per tutti gli altri archi, anche l'arco nudo ha i suoi fondamentali, che sono identici all'arco olimpico, non c'è molta differenza, no? Quindi il primo fondamentale, il posizionamento. E poi lo vediamo, Posizionamento, anche scritto. Dopo il posizionamento abbiamo trazione e mira. E vediamo questa mira, che in effetti io la metto qua, però vedremo che la mira vera e propria verrà dopo. Ok? Trazione e mira. Allineamento mantenimento, vediamo questo mantenimento cos'è. E ritmo. E le ripassiamo brevemente, no? Perché poi se dobbiamo metterci la tecnica dobbiamo capire effettivamente dove andiamo a parare, no? Tutti voi avete fatto il corso dei neofiti, quindi tutti voi sapete perfettamente che questi sono i fondamentali del tiro con l'arco. Forse ve l'hanno detto in maniera leggermente diversa, vi hanno detto anziché posizionamento equilibrio statico, anziché trazione, mira, allineamento vi hanno detto equilibrio dinamico, anziché mantenimento vi hanno detto follow through o mantenimento della posizione, però tutti assolutamente vi hanno detto ritmo. Diciamo che questi 5 sono i caratteri principali, no? Poi qua andiamo a riempire di contenuti. Un arciere semplice che ha appena finito il corso o comunque sta procedendo nel suo apprendimento seguirà unicamente questi 5 passi della sua sequenza. Man mano che diventerà esperto aggiungerà i contenuti in questa sequenza, è vero? Quindi il posizionamento, tutti avete fatto il corso, sarà quello che sarà, la trazione, la mira, adesso la vediamo, gli allineamenti, il mantenimento e il ritmo. Prima vi porti quel cartellone là grande, prima di passare a gestire l'organizzazione, brevemente vi faccio vedere la mia sequenza, la leggiamo velocemente, poi la rivedremo, in modo tale che da questi 5 punti vediamo che la mia sequenza è fatta da 12 punti. E io qualcuno lo sa, no? Perché per esempio non considero il ritmo, perché sono talmente esperto che ho sicuramente durante la mia sequenza sempre lo stesso ritmo. Sapete tutti cos'è il ritmo nella propria sequenza di tiro? Dite tranquillamente non lo so. No, io non lo so.
benissimo. Allora sappiamo, dovreste saperlo, però è straordinario che il dottor mi abbia detto che non lo sa. Allora, intanto il ritmo è una condizione essenziale per rendere. Qual è lo scopo del tiro con l'arco? Lo scopo del tiro con l'arco, sportivo ovviamente, è quello di fare centro, ma ripetutamente centro. Cioè io devo essere in grado di indirizzare la freccia sul bersaglio, sul centro del bersaglio, tutte le volte che tutte, nessuna esclusa. Per ottenere questo risultato, oltre all'organizzazione del tiro che vedremo, dobbiamo avere sempre lo stesso ritmo di tiro. Questo indipendentemente che io tiri una unica freccia, sia che ne tiri 6 per volta. Quindi se io tiro su una targa di tiro accademico, come può essere l'indoor o l'outdoor, dove tiro 3 o più frecce, ma sia nel tiro 3D, dove tiro un'unica freccia, ad esempio nelle finali. Anche in quel caso io devo avere sempre lo stesso ritmo. Il ritmo cos'è? Noi abbiamo ben in testa cos'è il tempo di tiro, no? Il tempo di tiro noi lo misuriamo da quando incocchiamo la freccia a quando la scocchiamo, quindi da quando rilasciamo. Uno può metterci 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi, ok? E quindi quello è lo stesso tempo, quindi anche il tempo deve essere sempre identico, però soprattutto nello stesso tempo io devo avere lo stesso ritmo, e cioè io posso fare posizionamento, equilibrio statico, trazione, mira, allineamento, rilascio, mantenimento della posizione, ok? Oppure posso fare, ci ho messo sempre allo stesso tempo ma con tre ritmi diversi, perché se la mia sequenza di tiro è fatta di 5, abbiamo detto di 5 unità, io posso fare 1, 2, 3, 4, 5, oppure posso fare 1, 2, 3, 4, 5, oppure posso fare 1, 2, 3, 4, 5. Sono tre ritmi diversi, quindi questo è molto importante che nel vostro allenamento, e lo vedremo dopo, già in allenamento io è indispensabile mantenere sempre lo stesso ritmo, quindi sempre lo stesso ritmo nella propria sequenza di tiro, quello è il ritmo, ed è un fondamentale importantissimo. Qui vedremo gli altri. Brevemente vi leggo qual è la mia sequenza di tiro. Questa è la mia sequenza di tiro, è un po' diversa da quello che c'è scritto sotto. Cosa faccio io? Allora, parto verso la linea di tiro, ben determinato a fare centro. Stringo con forza l'impugnatura in modo da stabilire un contatto fisico con la mia volontà. Perché questo? Perché io devo essere determinato. Già da subito la determinazione è una condizione importante, strategica, per poter ottenere sempre il massimo risultato. Quindi io ho un interruttore, me lo sono creato, e questo l'abbiamo già visto nelle precedenti esperienze, nel quale io attivo la mia volontà, l'attivo in modo fisico, ok? Mi posiziono sulla linea di tiro. Adesso poi vedremo qual è il modo migliore di posizionare. Incocco la freccia sempre con gli stessi identici movimenti e mi immagino la mia migliore sequenza, quella del 10 sicuro, e ne rivivo le sensazioni. Questa è la famosa visualizzazione o anticipazione del gesto, che diciamo
e un'organizzazione del tiro un pochino più da arcieri esperti. Posiziono le dita sulla corda, posiziono la mano sulla dritta, sempre con gli stessi 13 movimenti. Traziono leggermente, alzo l'arco, inspirando, e lo posiziono in linea con il bersaglio. Estendo la spalla dell'arco, guardando solo il centro del bersaglio. Controllo la proiezione della corda, la testa è immobile e rilassata, gli occhi sono entrambi aperti, completo la trazione espirando leggermente, quindi la trazione espirando leggermente. Su di una linea il più retta possibile, le dita della corda si rilassano e anche il dorso della mano raggiungo l'ancoraggio, sempre guardando solo il centro del bersaglio, per evitare di perdere tensione, concentrazione e allineamento. Controllo la sensazione ottimale dei contatti al viso e proseguo. Sono già in ancoraggio, eh? Effettuo la trazione secondaria, sento che le scapole della corda cerca di ruotare verso la colonna vertebrale, sempre guardando solo il centro. Con l'avambraccio rilassato, quindi l'avambraccio deve essere anch'esso rilassato. Ora miro, parleremo di questo aspetto. Sono in apnea, la punta della freccia è completamente sfocata, in visione secondaria, la quale si posizionerà automaticamente nel posto giusto. In effetti, la mira accade inconsciamente, in modo del tutto istintivo. A quel punto le dita della corda si rilassano automaticamente. Vedrete che, lo vedremo adesso, ve lo spiegherò molto meglio, le dita della corda si rilassano automaticamente e la freccia parte. La freccia non c'è dubbio. Ok, siamo qua. Vedete com'è complessa? Domande su questa sequenza? Ma fate così anche voi? Voglio tirare? Qualche domanda? Qualcosa che non avete capito qua? Oppure per dire, porca miseria, che qualche sequenza. Per adesso nessuna domanda. Però un po' di feedback ne ho bisogno, per dire, anche per autovalutarti. Dico, ah, quella lì non è una sequenza. Che dici? Come ti è sembrato? La faresti? È la tua sequenza. È la mia sequenza, no, ma come è organizzata? Io l'ho organizzata così, adesso la vediamo. Allora, arco, prendo l'arco, prendo qualche freccia e lo vediamo. Vediamo questo posizionamento. Allora, immaginiamo che la linea di tiro sia questa, quindi io devo tirare in questa direzione, ok? Come posizionarsi sulla linea di tiro? Quindi normalmente cosa viene insegnato al corso? Tutto sommato, poi se uno segue tutto quello che viene insegnato al corso, non sbaglia mai. Il problema è che o non è stato spiegato bene o ci inventiamo poi le cose che stanno facendo, ma è colpa dell'arciere, quasi mai dell'istruttore. Come ci si posiziona sulla linea di tiro? Qualora ci sia una linea di tiro. Quindi, nel caso ci fosse una linea di tiro, la piedi paralleli all'altezza delle spalle, piedi paralleli o leggermente divaricate se siamo un pochino robusti, diciamo così. Diciamo, questa è la posizione di partenza, non c'è dubbio che le cose devono andare diversamente, no? Quindi a mettersi coi piedi paralleli all'altezza delle spalle a cavallo della linea non sbagliamo mai, è una buona posizione.
il peso equamente distribuito sui due piedi, col baricentro leggermente spostato, diciamo 60-40, no? Leggermente spostato. Ma queste sono tutte ovvietà che assolutamente sappiamo, no? Diciamo che possiamo anche eventualmente ruotare leggermente, no? Normalmente si ruota sempre col piede della corda, in mano della corda per arcieri destri, e piede della corda, ruotati leggermente in senso antiorario, ok? Normalmente così, raramente siamo ruotati in maniera diversa. Ma per l'arco nudo vale la sperimentazione, non è minimamente detto che io mi trovi meglio in un'altra posizione. Dico solo che statisticamente parlando la maggior parte degli arcieri ruota leggermente in senso antiorario, qualora c'è una linea di tiro, quindi un bersaglio sempre fisso a distanze sempre più o meno fisse. Quindi questo è il posizionamento. Allora ci dobbiamo sentire il peso equamente distribuito. Questo è molto importante, leggermente sulle punte. Ora incocchiamo la nostra, tranquillo che vedrai che non ti farò niente, è impossibile che io faccia qualcosa. Non vedo un paglione. Allora, sappiamo tutti che nell'arco nudo, intanto vediamo la presa della corda, poi vediamo la presa della corda, sappiamo benissimo che l'arco nudo può correre sulla corda, no? Può correre sulla corda perché corre sulla corda? Corre sulla corda, quindi può prendere in un punto più basso della cocca, quindi non il tradito come fa l'arco olimpico, ma può scorrere lungo la corda. Perché è una strategia vincente questa per l'arco nudo, perché permette di, se prendendo in alto, di ruotare l'arco verso l'alto, prendendo in basso di ruotare l'arco verso il basso. Quindi dalla presa della corda noi incliniamo l'arco o verso l'alto o verso il basso. Quindi siamo sicuri che alle distanze lontane saremo più vicini alla cocca, alle distanze vicini saremo più lontani dall'arco. Ok? La presa sulla grip è la stessa che classica, quindi con le nocche a 45 gradi, vedete bene che le nocche sono a 45 gradi. Metodo classico, quindi l'impugnatura deve assolutamente essere solo, toccare solo questa zona della mano, dove c'è la linea della vita, di qua dalla linea della vita, di là dalla linea della vita, non si deve toccare l'impugnatura. Perché questo? Allora, intanto, meno area di spinta abbiamo nel punto di spinta, meglio è, no? Meno area, meno leve, meno torsioni. Quindi, dunque, secondariamente è anche una questione biomeccanica. Se è vero come è vero che in questa posizione io riesco a mettere quest'osso in perfetta geometria con l'omero, io creo una linea. Ovviamente devo ruotare l'arco, no? Devo ruotare l'arco in modo tale che io non devo tirare col gomito ruotato al contrario, ma devo metterlo in questa posizione. In questa posizione io posso andare in ancoraggio ed essere perfettamente allineato con la testa dell'omero e i muscoli della spina. Questo perché la parte anteriore dell'arco, quindi la parte del braccio dell'arco, deve essere, non dico obbligatoriamente, ma la condizione più ottimale è quella che ci sia una corrispondenza scheletrica, quindi non ci può essere solo muscolarmente la tensione.
quindi deve essere scheletrica, quindi deve essere radio, omero, spalla. Questa è la posizione. Cosa succede al braccio della corda? Al braccio della corda, questa è la posizione, diciamo così, di pretrazione, non l'abbiamo sentito lì, perché conviene avere un momento di setup, no? Un momento di capire cosa sta succedendo. Quindi in un momento sento che la pressione della mano è ottimale e posso andare in ancoraggio. Andare in ancoraggio, se riesco. Andare in ancoraggio. Allora, anche qua possiamo seguire una strategia e non andare in ancoraggio a caso, no? Perché andare in ancoraggio a caso dobbiamo, uno, cercare l'allineamento. Cercare l'allineamento. L'allineamento cosa vuol dire? Che le forze di spinta e di trazione debbano essere sul piano verticale, quello dell'allineamento. Per ottenere questo risultato, e non un risultato che io sono in questa posizione e la forza di spinta e di trazione non è sul piano verticale, quando rilascerò ci sarà un angolo non perpendicolare, parallelo a dove volevo la freccia, ma ci sarà una risultata angolare, no? E questo provocherà la torsione sulla mano, vedremo anche questo punto. Oltre agli allenamenti ho bisogno della sicurezza dei punti di contatto al viso. Anche qua ci sono, vedo in giro che ci sono tantissime canino del dente, punta del naso, indice all'angolo della bocca, e soluzioni, ognuno ha le soluzioni che preferisce. Diciamo che la soluzione più semplice è quella di portare l'indice all'angolo della bocca, però anche la meno sicura e la meno precisa, perché prima di tutto abbiamo l'indice sopra lo zigomo e questo non ci permette di avere due punti di contatto. Quindi è molto meglio avere non un unico punto di contatto al viso, ma averne almeno due, e cioè indice sotto lo zigomo e osso del pollice sotto la mandibola, ok? Quindi osso del pollice sotto la mandibola e indice all'angolo della bocca. Questa è la condizione migliore, non ha importanza dov'è l'indice, in questo modo otteniamo due risultati: abbassiamo il punto di ancoraggio, che ci permette anche di andare più distante, quindi di aumentare la gittata della nostra parabola, e di avere due punti di contatto, ok? Un altro fattore molto ma molto importante e molto spesso sottovalutato è che è indispensabile, e lì per quello la mira, è indispensabile che la freccia sia esattamente sotto la pupilla. Perché deve essere sotto la pupilla, Stefano? Bravissimo, bravo Stefano, ho visto fare sì, quindi. Proprio per questo, perché? Perché la freccia deve andare esattamente sotto la pupilla? Perché normalmente noi miriamo con la punta della freccia, ok? Indipendentemente da come l'asta, da come guardiamo l'asta. L'asta la possiamo guardare anche così, no? Non è importante. Cioè, possiamo vedere l'asta non tutta intera, quindi guardiamo solo la punta. Il fatto di averla sotto l'occhio è che a qualsiasi distanza, quindi finché noi tiriamo una distanza sola come l'indo, non c'è nessun problema.
perché alla fine non facciamo altro che te lo faccio vedere. Assistente, meglio che un disegnino. Alla fine, se noi teniamo l'asta lontano dall'occhio, la freccia partirà con un angolo, non c'è dubbio. Quando abbiamo un fucile, noi abbiamo due tacche di mira. Perché il fucile ha due tacche di mira? Ha due tacche di mira perché, ce lo dice la geometria, una retta che passa tra due punti passa un'unica retta. Tra due punti passa un'unica retta. Quindi è facile collimare a questo punto, fare una collimazione. È facile perché se i due punti sono perfettamente allineati e lì ci passa la retta, dove va quella retta andrà anche il proiettile, quindi io colpirò il bersaglio, perché è una vera e propria collimazione. Nel caso dell'arco olimpico o dell'arco nudo abbiamo un unico punto di mira, ok? Un unico punto di mira, che è la punta della freccia. Allora, la geometria ci dice per l'appunto che da un unico punto di mira, un unico punto passano infinite rette. Allora, qual è questa? Quale sarà quella giusta? Allora, per avviare questo inconveniente che noi abbiamo un unico punto di mira, dobbiamo che il nostro occhio sia sempre posizionato a riguardo alla freccia nello stesso modo. Ma non solo nello stesso modo nel caso di un'unica distanza, ma se le distanze sono molteplici, voi capite benissimo che se io ce l'ho posizionato qua, la freccia andrà con quest'angolo, ma con quest'angolo colpirò fino a 30 metri, ma oltre 30 metri non c'è niente da fare a causa dell'angolo con un vertice a 30 metri, se io il vertice l'ho posizionato a 30 metri, a 50 metri sarà nel 2 a sinistra e a 5 metri sarà nel 2 a destra. Quindi nel caso del tiro di campagna, a meno che io non voglio starare l'arco tutte le volte girando il bottone cercando di modificare la traiettoria della freccia, devo assolutamente accertarmi in allenamento che la cocca sia esattamente sotto la pupilla. In questo caso non ho nessunissimo problema a tutte le distanze da 5 a 50. Per ottenere questo risultato basta eventualmente inclinare leggermente la testa, quel tanto che basta a verificare che la cocca sia effettivamente sotto la pupilla. Come lo verifico che la cocca è effettivamente sotto la pupilla? In modo molto semplice. Quando sono in ancoraggio non faccio altro che, chiudendo un occhio, controllare che la proiezione della corda sia al di qua del riser, e cioè vicino alla freccia. Ovviamente a lato, sul lato destro per arcieri destri, della punta della freccia. Mi deve coprire la punta, se no non riesco più a stabilire un contatto con il bersaglio e stabilire come effettuare la via. Ok, quindi attenzione a questo piccolo particolare, che nel caso che noi tirassimo sempre a 18 metri non è un grosso problema, però nel caso del tiro di campagna, ma anche nel tiro 3D, dove variamo molto le distanze, è indispensabile che la freccia sia perpendicolare all'occhio. Ok? La proiezione della corda, quando te sei in ancoraggio, chiudi un occhio e devi vedere che la proiezione vada a lato della freccia. Sulla destra della freccia. Sulla destra della freccia, indispensabile. Questo è un fondamentale, diciamo così, per... Certo. E lo so, sembrano tante cose ovvie, ma io mi sono accorto che di cose ovvie non ne esistono. Non c'è difficile che controlla la corda, quando tu hai
No, ma perché questo? Perché